E mercoledì iniziano le consultazioni al Quirinale, in settimana Salvini e Di Maio si incontreranno e sarà uno snodo cruciale per la formazione del futuro governo. Intanto il PD ribadisce la linea dell'opposizione. Sentiamo Andrea Bovio. Se le trattative fra i partiti riprenderanno ufficialmente dopo la pausa pasquale, i messaggi reciproci in vista delle consultazioni continuano. Con i 5 Stelle che marcano la posizione, serve un governo che rispetti la volontà popolare, scrive Di Maio su Facebook, non si fanno passi indietro, niente, ci potrà fermare. Tradotto, sul nome del Premier, restiamo inamovibili. Il Movimento 5 Stelle vuole dare un governo a questo Paese per risolvere quei problemi che i cittadini sentono più forti e che non vengono risolti da anni. Lo vogliamo fare con Luigi Di Maio Premier, perché abbiamo ottenuto 11 milioni di preferenze, un terzo del Paese. Ma sull'intesa Di Maio-Salvini c'è anche un altro ostacolo, Silvio Berlusconi. Non saremo noi a riabilitarlo, ribadisce le 5 Stelle Fraccaro, non faremo alcun Nazareno bis. Il leader del centrodestra è Salvini, il dialogo è con lui.